Un elemento su cui si punta tanto per effettuare la transizione energetica è l'idrogeno. Ma in quali applicazioni potrà veramente essere utilizzato e soprattutto conviene davvero investire in questo mondo? Scopriamolo insieme nel video di oggi, ma come sempre prima, sigla! L'idrogeno, contrariamente a quello che tutti credono, non è una fonte energetica primaria, bensì è un vettore energetico, cioè è in grado di accumulare in sé dell'energia che potrà poi essere rilasciata al bisogno. Nell'universo l'idrogeno è l'elemento più comune e anche sulla Terra ce n'è moltissimo. L'unico problema è che non è presente nel suo stato isolato, cioè come molecola libera. Di conseguenza, se si vuole utilizzare dell'idrogeno, sarà prima necessario produrlo. Dopo questa breve introduzione è già possibile capire una differenza sostanziale tra l'idrogeno e i combustibili fossili come ad esempio metano e petrolio. Infatti questi ultimi sono delle vere e proprie fonti energetiche primarie perché i loro giacimenti sono virtualmente infiniti e ciò non accade affatto con l'idrogeno perché appunto è necessario produrlo in maniera artificiale. Ad oggi esiste più di un processo produttivo per creare idrogeno. Vediamo insieme quali sono i principali e anche le loro differenze. L'elettrolisi è un processo che consiste nello svolgimento di trasformazioni chimiche grazie all'apporto di energia elettrica. Nel nostro caso specifico, l'obiettivo è ovviamente quello di separare la molecola dell'acqua in ossigeno e idrogeno puro. Lo steam reforming, invece, è un processo che consiste nel far reagire metano e vapor d'acqua ad alte temperature, che solitamente oscillano tra i 700 e i 1100 gradi. In questo modo come prodotto si otterrà una miscela di gas contenente idrogeno puro. Il problema di questo metodo è che, a differenza dell'elettrolisi, si generano sostanze inquinanti, come ad esempio la CO2. Oltre a questi due processi principali, ne esistono anche altri secondari, come ad esempio la gasificazione del carbone, la produzione biologica da alghe marine e infine l'elettrolisi ad alta temperatura. Quest'ultimo processo non viene utilizzato per scopo commerciale, ma attualmente solamente per scopo di ricerca e consiste nella classica reazione di elettrolisi, però ad elevate temperature. Ciò significa che parte dell'energia necessaria per far avvenire la reazione di elettrolisi dell'acqua sarà fornita sotto forma di energia termica. Di conseguenza, l'energia elettrica necessaria sarà inferiore ed è quindi possibile ottenere efficienze molto più elevate. Come abbiamo visto, esistono diversi metodi per generare idrogeno, dove ognuno presenta dei pro e dei contro, e di conseguenza, in base a come si vuole produrre idrogeno, sarà poi possibile classificarlo attraverso ad un colore. I colori che vengono utilizzati sono il verde, il nero, il viola, il grigio e il blu. L'idrogeno verde si ottiene tramite elettrolisi dell'acqua, dove però la corrente elettrica necessaria per far avvenire questa reazione chimica viene fornita da un sistema rinnovabile. L'idrogeno nero viene anch'esso ottenuto grazie alla reazione di elettrolisi dell'acqua, però la corrente elettrica necessaria non viene più fornita da un impianto rinnovabile, bensì da una centrale termoelettrica tradizionale, che brucia un combustibile fossile come ad esempio petrolio, carbone o gas naturale. Anche l'idrogeno viola si ottiene tramite elettrolisi dell'acqua, però l'energia elettrica viene fornita da una centrale nucleare. In questo modo quindi la CO2 prodotta sarà praticamente nulla, a differenza dell'idrogeno nero, però si avrà a che fare con il problema legato alle scorie radioattive. L'idrogeno grigio, invece, viene ottenuto tramite la reazione di steam reforming del metano. In questo modo quindi, a malincuore, la CO2 prodotta verrà emessa direttamente in atmosfera, danneggiando quindi l'ambiente che ci circonda. Infine vi è l'idrogeno blu, che viene ottenuto nello stesso modo dell'idrogeno grigio, però ha una differenza sostanziale. Infatti la CO2 che viene generata dal processo non viene immessa in atmosfera, bensì viene raccolta, stoccata, compressa e immagazzinata nel sottosuolo, grazie ad un sistema CCS o Carbon Capture and Storage. Ovviamente l'idrogeno verde, viola, nero, blu e grigio, oltre a presentare un diverso processo produttivo, presentano anche un diverso costo di produzione. In particolare i primi tre, cioè l'idrogeno verde, viola e nero, hanno la necessità di installare un elettrolizzatore, cioè una macchina che permette di produrre idrogeno tramite reazione di elettrolisi dell'acqua. Di conseguenza, siccome il costo di questa macchina è decisamente elevato, allora anche il costo di produzione
di questa tipologia di idrogeno sarà superiore rispetto a quello blu e grigio. È banale poi da dire che vi è una differenza anche tra quello blu e tra quello grigio. Infatti, quello blu è decisamente meno economico, perché a differenza di quello grigio, la CO2 che viene prodotta non viene emessa liberamente in atmosfera, ma viene compressa e stoccata nel sottosuolo. Di conseguenza il costo si alza. Ma perché fare tutta questa fatica per produrre idrogeno? Beh, ovviamente l'idrogeno presenta svariati punti di forza, tra cui la possibilità di generare energia sia termica attraverso un motore, sia elettrica attraverso una cella combustibile o fuel cell, senza emissioni inquinanti di CO2. Inoltre è possibile stoccare l'idrogeno e quindi l'energia contenuta all'interno di esso per molto tempo. Presenta un'elevata densità energetica in massa, infatti se viene paragonata con quella del gas naturale, si può notare come il potere calorifico inferiore dell'idrogeno sia più del doppio rispetto a quello del gas naturale. Infine sarà possibile utilizzare l'idrogeno per produrre altri gas di sintesi che sono di forte interesse per determinati processi produttivi, specialmente nel campo dell'ingegneria chimica. Purtroppo per noi però, l'idrogeno presenta anche alcuni svantaggi. Infatti in primis si tratta di un gas infiammabile e quindi altamente pericoloso. Poi presenta una densità energetica volumetrica decisamente inferiore rispetto a quella di un classico combustibile fossile. Questo perché l'idrogeno è l'elemento più leggero che è presente in natura. Di conseguenza, per poter raggiungere una massa paragonabile a quella di un combustibile fossile, dovrà occupare molto spazio. Per questo motivo ci sono molti problemi relativi allo stoccaggio di idrogeno e le soluzioni sono prevalentemente due. Infatti, o si opta per un aumento di pressione, così da ridurre il volume occupato dal gas, oppure si opta per un abbassamento di temperatura, raggiungendo temperature veramente, veramente basse, tanto da liquefare l'idrogeno e quindi stoccarlo non più sotto forma di gas, ma bensì sotto forma di liquido. Entrambi questi metodi però sono molto energivori e di conseguenza andranno a pesare sia sull'efficienza ma soprattutto sul costo di produzione dell'idrogeno stesso. Inoltre le stazioni di rifornimento di idrogeno sono praticamente inesistenti, così come il sistema di trasporto. Infatti gli attuali gasdotti possono trasportare una miscela che presenta al massimo il 10% di idrogeno e non di più, quindi di conseguenza sarebbe necessario ricostruire una serie di idrogenodotti e questo comporterebbe tempi elevati ma soprattutto costi molto elevati. Di conseguenza si preferisce la produzione in loco dell'idrogeno e di conseguenza il consumo, cioè lo sfruttamento, direttamente nel luogo in cui esso viene prodotto. Infine, mi sembra anche banale dirlo, ma ovviamente i costi di produzione sono ancora elevati, specialmente se vengono confrontati con quelli di altre soluzioni innovative green che potrebbero aiutarci a completare questa transizione energetica. Ma quindi quali possono essere le applicazioni reali future in cui l'idrogeno sarà davvero utile e potrà svilupparsi al massimo? Quelle più probabili sono Power Generation, cioè la possibilità di generare energia elettrica o anche termica attraverso l'utilizzo di idrogeno. Power to gas, cioè la possibilità di sfruttare il surplus energetico delle rinnovabili, specialmente eolico e solare, per generare idrogeno, così da poter accumulare energia in maniera molto più efficiente rispetto a quello di un classico sistema a batterie elettriche. E di conseguenza poi l'idrogeno potrà essere utilizzato al momento del bisogno oppure potrà essere convertito in altri gas di sintesi come ad esempio il metano rinnovabile. Inoltre l'idrogeno potrà essere utilizzato per creare dei combustibili liquidi rinnovabili, anche chiamati i fuels. Anche il settore dell'automotive potrebbe beneficiare dello sviluppo tecnologico dell'idrogeno, però non il settore privato di medie e piccole dimensioni, bensì solamente il trasporto di grandi dimensioni e soprattutto a lunga percorrenza, compreso quello navale. Infine l'idrogeno potrebbe trovare dei risvolti positivi anche nella lavorazione dei metalli, in particolare nella produzione di acciai low carbon. Come sempre ti ricordo di lasciare un bel like e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Inoltre ti ricordo anche di seguirci su tutte le altre piattaforme social come ad esempio Instagram e TikTok. Noi ci vediamo al prossimo video.